Sono appena tornata dalla Feltrinelli e mi sono fatta un regalino, eccolo qui. In realtà siete voi che avete contribuito a questo acquisto. Infatti, se voi seguite le storie Instagram, sapete che ho messo a votazione l'acquisto di questo volume, se prenderlo o no. E quasi tutti avete detto di prenderlo subito e quindi eccolo qui. Ora andrò a svelarvi cosa c'è dentro questo pacchetto, anche se avete già visto la copertina, quindi lo sapete già, tutti gli YouTubers lo fanno. Eccolo qui. Chi conosci davvero? Scritto da Perturbazione e illustrato sia disegno che colore da Davide Aurilia. Oh, che bello, non è fantastico? Sentiamo l'odore. Poi ogni fumetto in realtà ha un odore diverso. Questo qui mi piace un sacco. Anche voi sniffate i volumi appena comprati? Io sì. Bene, e vediamo cosa c'è dentro qua. Letture novelle. Non ci interessa. Dimenticavo, ricordatevi di mettere un mi piacino e iscrivervi perché così ci aiutate, ci date un po' di energia e riusciamo a fare tanti altri bei video. Andiamo subito a leggerlo, non vedo l'ora, quindi cambio inquadratura. Ho appena finito di leggerlo, ho avuto anche compagnia. Mi è piaciuto molto come lettura e anche le tavole mi sono piaciute tanto tanto. Ora voglio pensare un po' e ragionarci e vi faccio sapere cosa ho maturato. Vero Chloe? Amore. Oh. Sì, dopo ne pensiamo insieme. Coci coci con, coci coci con, culetto. Bella, sei bella, sei. Come soggetto ho deciso di rappresentare Valentina, uno dei personaggi di questo fumetto, una bella ragazza bionda e seducente. Allora, guardando come china lui, boh, mi sembra un pennino, mi sbaglierò sicuramente. Però potrebbe essere, infatti Anwar mi ha dato il suo pennino e provandolo, perché non lo uso da quando ho finito la scuola, da 3 anni, il segno potrei simularlo con questo. Questo può simulare un po' il suo tratto. Che dite? Approvato. Ho deciso, come vedete, di usare un suo personaggio, questa bella ragazza, e riprendere questa atmosfera che mi piace davvero tanto, quindi l'ho fatta in macchina, un po' triste. Vediamo se riesco a fare una china decente, che mi piaccia almeno. A me piace molto come stile il suo, sarebbe tanto bello magari, so, fare qualcosa insieme, un volume insieme, un giorno lontano. Secondo me può anche, come dire, non evolvere dal punto di vista dello stile, perché funziona e mi piace. Anche il disegno che non è preciso, non è sempre preciso, lo apprezzo. È un po', come dire, non so, è poetico. Ha un tratto e dei disegni poetici. Riesce a. Invece, quando vai troppo sul realistico, puli troppo le cose, perde da una parte. Magari acquista da una, perde dall'altra. Io ultimamente sto facendo disegni con la linea pulitissima, quindi ora farò fatica forse a sporcarla un po'. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Aurelia a scuola, alla scuola del fumetto, perché anche lui è stato un ex studente e ha fatto illustrazione, ha fatto il corso illustrazione come noi, però adesso sta facendo fumetti. Ah, abbiamo visto le sue tavole dal vivo e sono bellissime, vero Anna? Sì. Bellissime davvero. Era del primo volume? Cioè erano le tavole del suo primo. Ma non ricordo, mi ricordo che aveva fatto una fan art di Akira che non era niente male. Ah sì, me la ricordo anch'io, un po' vagamente perché sono passati quanti anni? Tre? Troppi. Due minimo. Tre, forse anche quattro. Un giorno anch'io voglio essere autore, autrice completa, almeno da colore e magari non da sceneggiatura, non pretendiamo ragazzi. Però sarebbe bello avere, cioè,
realizzare sia il colore che il disegno. Mamma mia, è da un secolo che non riprendo il tradizionale. L'acquerello tipo un anno, il disegno da ottobre, no? Dall'Inktober in poi ho usato solo l'iPad. Ci sta a tornare tradizionale, ma ho un'ansia. Allora, ora è la parte ansiogena. Ecco, questo è il disegno, ragazzi. Basta dire ragazzi. Io dico quello che voglio. Sì, ma asfissiato. Allora. Ed è questa bella ragazza. Sta colorando le tavole del primo spillato. Qual è il tuo segreto per colorare? Non sapere cosa sto facendo. Wow. Lui fa le figure con la pinna, ovviamente poi in fondo gli alberi posso anche non farli, perché sono lontani. Così, troppo tempo che non faccio cose in tradizionale. Non so, così. Lui è già scarico, odio la tradizionale, basta. Poi scopriamo che l'ha fatto in digitale. No, poi facciamo un po' di... mi sto sporcando! What the heck? No, vabbè. Molto meglio questi segni. Poi anche qui... ho bucato il foglio, perfetto. Ho sbavato! Cazzo, ho sbavato! Sai cosa? Ci voleva un foglio liscio per... Non mi parlare! Ci voleva un foglio liscio se dovevi chinare... Ho già sbagliato! Bene, e ora continuiamo questo disastro di china fino alla fine, perché ragazzi non sono ancora finiti gli errori. Sì, magari non facciamo. No! Ho sporcato. Mamma mia, ragazzi. Dai Zoe, ce la puoi fare, sei quasi alla fine. Diciamo che il pennino è strano, cioè devi ricaricarlo ogni volta che lo usi. Boh, un po' scomodo, non lo userei mai. È molto difficile da utilizzare. Mi è partita una goccia, no. Vediamo. Shit, bro. Non so usarla. Guardate cosa ho appena combinato, è partita una goccia. Ho schiacciato un brufolo, sto uscendo il pus. Oh. È un brufolo del foglio. Quanta materia che c'è qua. Guardate. Davide, posso darti del tu? Dottor Davide, perché non facciamo un fumetto insieme? Diventa il mio colorista, che io non sono così brava. Sei geloso, Anwar? Che... In realtà no, almeno mi riposo. Ah. Allora abbiamo anche l'approvazione di Anwar, dai, se facciamo un fumetto insieme. Bene, ora devo recuperare, prendere tutto il materiale che mi serve e terrò di fianco queste tavole, non voglio spoilerare troppo. Questa, mi piace un sacco questa atmosfera, per quello ho riproposto, cioè ho inventato una posa che, come dire, potesse ricordare quella scena, quelle scene. E proverò a cercare di catturare quell'atmosfera. Non coloro da tantissimo tempo con l'acquerello, intendo. E niente, quindi sarà, speriamo che venga carino almeno. Prendiamo questi colori, non so se usare questi o far prima e prendo... Faccio prima magari a fare questi qui, a prendere questi qui. Boh, vediamo, decido adesso. So che non servono tutti questi colori, Poi, pennelli. Anwar, i miei pennelli che hai lasciato a Milano? Sono Milano. Grazie. Prima o poi me li porti, mi servono per fare l'acquarello. Come faccio a fare l'acquarello senza i pennelli per l'acquarello? Ok, eccoci qua. Mettiamo lo scotch. A me non piace senza, perché poi si imbarca tutto il foglio, il colore va dove vuole. Forse questo è quello che vuole proprio lui, l'autore. Non lo so. Però è più difficile da controllare se il foglio si muove, se non è in piano. Devo dire che forse il caso rende la tavola ancora più interessante, perché certe cose quando le vuoi fare magari non ci riesci e poi... Può essere che comunque lasciando il foglio
lasciando imbarcare il foglio si creano degli effetti che tu non potevi fare in altro modo, non lo so. Ecco qui, sono andata a prendere l'acqua. Siccome non li uso da un po', questi qui magari, cioè, è buona abitudine farli un po', inzupparli un po', fargli prendere un po' d'acqua prima di utilizzarli. Quindi vediamo come sono messi questi pennelli vecchiotti. Guardate quanto colore sto sprecando, ma non faccio apposta. Cioè, sono partita già male. Perché questi quando li schiacci, ok, li metti un po', poi continua a uscire all'infinito, anche se vado, schiaccio al contrario per farlo entrare dentro il colore, perché risucchia, non riesco, quindi... Guardate quanto colore. Non so se voi usate l'acquarello, ma questo, con questo colore ci posso fare un muro. Cioè un muro no, dai. Mettiamo un po' di colori a caso, come faccio di solito. Questo l'ho già aperto, perfetto. Mi serve un foglio per provare. Questo va bene per il fuori. Una storia molto tenue, delicata, esile e universale, su un'età fragile della vita, quella attorno ai 20 anni, in cui tutto è bello, ma un po' per finta, perché ci sono un sacco di casini. E anche cosa fa il tempo sulla vita delle persone, portandoli avanti di 10 anni, per vedere cosa è cambiato e cosa invece, inevitabilmente, nel temperamento di questi ragazzi, è rimasto uguale. Perché siamo stati ragazzi anche noi, eh sì, se mai possibile. Queste sono le parole degli autori. Mi sembra più che giusto lasciare parlare loro, lasciare raccontare ciò che vogliono loro della loro storia, visto che io sono una semplice disegnatrice e non saprei farlo meglio. Siamo partiti. Quello bianco mi piace, per ora lo lascio, anche se non dovrei. È bellissimo utilizzare l'acquarello, mi ero dimenticata quanto fosse rilassante. Mi piacciono davvero tanto le tavole che ha fatto, e la cosa che mi piace di più è il colore. Secondo me ha un ottimo gusto. E ho seguito anche una sua live, un paio di live, dove dice... ho già sbagliato, stavo andando oltre. Vabbè, fa niente. Questo sbaglio può anche diventare un punto di forza. Quindi con l'acqua, abbiamo un po' d'acqua, e poi facciamo così. Perfetto. Oh, sì, mi è mancato tanto. Vedete, funziona. Tanto siamo nello stesso ambiente, possiamo contaminarci. Mi è mancato davvero tanto usare l'acquarello. Penso sia una delle tecniche che mi faccia stare meglio, rilassante, e ovviamente dipende come la vuoi utilizzare, ecco. Se vai sull'iperrealismo, anche no, non è rilassante per niente. Cioè avrei un'ansia assurda. Invece così, diciamo, sì, mi rilasso, campiture ampie e quasi piatte, diciamo, non è che ho fatto granché. Quindi mi sono rilassata e niente, penso anche che fare un volume tutto in tradizionale con l'acquerello sia molto complicato, ma allo stesso tempo rilassante, appunto, piacevole, e deve essere davvero una gran soddisfazione arrivare fino alla fine e poter vedere tutte le tavole insieme. Quindi niente, davvero, chiunque realizzi un fumetto tutto in tradizionale ha tutta la mia stima. Chissà se un giorno ci arriveremo anche noi Getting Yellow. Ma sì, dai, tanto colora Anwar. Proprio bello utilizzare questa tecnica, e voglio sapere se anche voi la utilizzate. Mi raccomando, Aurelia, se vedrai questo video, voglio sapere se hai consigli, se ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto,
qualsiasi cosa. Oppure volevi vedere qualcos'altro, una scena più complessa, non so. Ma magari non volevi vedere niente, non lo so. Dimmi cosa ne pensi di questo video, del disegno che ho realizzato e niente. Allora, ci manca un po' per dare dei volumi, lavorare ancora un po' sull'incarnato, le labbra e basta. È molto stimolante conoscere persone nuove, imparare nuove tecniche, provare nuovi stili. Consiglio a tutti questo esercizio. Cosa ne pensi, Anwar? Cosa manca? È finito? Vedi lui come fa? Questi No, gialli così. facciamo vedere troppo, vediamo solo lei qua. No, inquadrato di niente. Questo lui? Vedi che entra una luce gialla da fuori dalla finestra. E tu potresti aggiungere quello. Dove? Nella finestra. Una passata di giallo così. Non Sì, anche so se se poi, perché aspetta, qui non so se ci è. lavora in post-produzione sulle Qui tavole o. sembra, qui mi sembra che ci sia del digitale, ma qui no. Dipende, quando fa errori, ha detto che quando fa errori deve per forza ricorrere al digitale per non rifare la tavola. Ma in questo caso, cioè, se vado col giallo qui non si sporca troppo. Forse dovevi tirarlo fuori prima il È per giallo. quello. Qualcosa che posso fare adesso? Ma non ce n'è abbastanza. Metto cosa? Giallo allora. Provo. Prova, dai. Va bene. Se farà schifo, tanto è colpa tua. Sì. Tu invece cosa stai facendo? Fammi vedere, spostati. Fammi vedere. Cos'è che stai? Le tavole, Dello spillato, quale? Che numero? Tavola tavole, numero? tavole, tavole, tavole. Numero? 5. 5. Bene, allora ora provo a mettere un po' di giallo lì e se viene male, tanto è colpa di Anwar, me l'ha suggerito lui. Ecco, ho messo, si vede anche che qui è bagnato e ho messo anche sulle sopracciglia. Bellissimo vedere il riflesso dell'acqua. Bene. Ora togliamo lo scotch. Piano piano con una mano. È difficile. Oh, eccola qui, è finita. Con una bella macchia di inchiostro qua. Togliamo anche dall'altra parte. Ed è finita la nostra signorina. No, pennello, è caduto un pennello. Eccola finita. L'unica cosa che non mi piace per ora, ok, sono le ombre nette sul viso. Un'altra cosa che volevo dire è che non sono riuscita a cogliere il suo, diciamo, l'essenza dei suoi disegni perché ho utilizzato un foglio troppo grande, dovevo farla più piccolina lei. E l'anatomia, cioè le mani sono un po' troppo realistiche forse. C'è qualcosa di troppo realistico nel corpo, dovevo personalizzarlo, cioè dovevo cambiare. Non va tanto bene questo fisico, non è quello che farebbe lui. Quindi non ho copiato al 100%, non ce l'ho fatta a staccarmi dal mio stile al 100%. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se avete già letto o comprerete grazie a noi questo bellissimo fumetto. Ammetto che io compro fumetti soprattutto per i disegni. Quindi non dico che la storia è in secondo piano, ma proprio io ho la passione per il disegno. Quindi anche se li compro, ne ho un sacco che ho comprato, li guardo, ma non li leggo tipo un anno dopo. Se vi è piaciuto questo format, fatemelo sapere perché ne faremo altri, perché ho un sacco di fumetti che ho preso e non ho ancora letto e sarebbe anche l'ora di farlo. E quindi ciao, vi lascio a quello che stavate facendo prima.